Andrea, ritorno a casa, un sapore particolare, ritorni nella tua Pescara, è il caso di dire. Beh sì, ritorno a vestire questa maglia con grande orgoglio e cercherò di dare tutto me stesso, come del resto sempre fatto. Come si è concretizzato questo ritorno a Pescara? Se ne parlava già da diversi giorni, poi qualche giorno fa c'è stata la stretta finale. Beh, in realtà è stata una grossa botta di culo, dai. La verità è questa, c'è stato l'incastro giusto di più fattori e la verità è che poi le parti hanno fatto di tutto soprattutto per venire incontro alle mie esigenze, che era appunto quella di tornare. Qual è l'obiettivo di Gessa in questa stagione, in questa seconda parte di stagione nel Pescara? Il mio obiettivo è molto semplice, quello di essere utile per, come ho detto prima, cercare di aiutare questo gruppo a crescere e poi se sarà in campo o portare la bandiera, per me va bene uguale, fare il tifo per questi colori, insomma, per me è un orgoglio, quindi va bene in qualsiasi veste. Torni nel Pescara, ritrovi Sansovini e tanti altri giocatori che hai incontrato spesso da avversario. Sì, Marco è stata l'ennesima sorpresa di questo mercato, per me un po' particolare, diciamo, ed è davvero la ciliegina sulla torta che per completare un organico che è già molto forte di per sé.